Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo, c'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, quella che chiamiamo rivoluzione ed è quella che vogliamo fare per riprenderci lo spazio pubblico. Una battaglia che noi di Caffè News abbiamo lanciato a Napoli lo scorso 10 settembre, quando ci siamo incontrati, e a cui ora vogliamo dedicare un piccolo programma TV che vi vuole accompagnare nei prossimi mesi. Allora, benvenuti alla seconda puntata della panchina con Martina e Tommaso, e finalmente vediamo anche Tommaso in faccia, che bello! Sì, Giusto, Tommaso, sì. spiegaci un po' allora Ciao a come tutti, cosa diamo facciamo e intanto il chi c'è oggi benvenuto con al noi. nostro ospite Lucio Beloni, in collegamento da Arezzo. Lucio fa parte del comitato Acqua Bene Comune di Arezzo e abbiamo deciso di raggiungere lui oggi via Skype per parlare di questa campagna di obbedienza civile che a livello nazionale è stata lanciata dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Come sapete, il 12 e 13 giugno c'è stato un referendum, abbiamo vinto un referendum a livello nazionale sul tema dell'acqua e il secondo quesito era proprio sul profitto, nelle bollette dell'acqua. Quindi io chiederei intanto a Lucio se brevemente ci spiega in pochissime parole appunto cos'è questo profitto dell'acqua che abbiamo eliminato e perché, è nata questa campagna di obbedienza civile. Sì, il profitto, scusate, c'è anche la radio in diretta che vuole parlare di obbedienza civile, vi ha chiamato in questo momento, quindi va bene. Il profitto quindi sull'acqua era una percentuale, il 7% annuo degli investimenti effettuati dai gestori e era. Dico appunto al passato perché il referendum ha abolito, abrogato questa voce nel calcolo della tariffa reale media, nel calcolo della tariffa che paghiamo appunto nelle bollette. Dunque il referendum ha abolito questa voce ed era presente solamente in Italia, cioè era per permettere, era stata fatta questa aggiunta nel calcolo della tariffa della voce del 7% anno appunto per permettere alle società, cioè al privato di entrare ed investire nel mercato dell'acqua. Noi appunto con il referendum abbiamo tolto questa voce che in parole più povere si tratta del profitto garantito per legge che come era per i gestori. E quindi perché questa campagna di obbedienza civile ci puoi spiegare tecnicamente di cosa comporta, cosa volete fare? Sì, l'obbedienza civile in pratica si consiste nel mettere in atto la legge dopo l'esito referendario, cioè nel referendum appunto abbiamo non utilizzando i canali tradizionali, cioè le televisioni nazionali come la stampa nazionale, perché come è stato sentito dall'introduzione di questa intervista, cioè della vostra iniziativa, la nostra forza è stata la panchina, le piazze appunto di tutta Italia. Noi come movimento, Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, avevamo proposto due quesiti referendari che avevano il chiaro indirizzo di dare una svolta alla situazione della gestione in Italia, cioè di portare alla ripubblicizzazione. Il secondo quesito, appunto, quello sul profitto, andava a colpire proprio nel vivo il sistema, cioè nei soldi in pratica, perché è quello che noi contestiamo, cioè il fatto che la presenza del privato e quindi la gestione dei soldi. E la campagna di obbedienza civile, quindi ora si tratta di riscuotere l'esito referendario, cioè quello che abbiamo detto, vogliamo eliminare il profitto dalla gestione, ora lo mettiamo in pratica, cioè nella bolletta stessa che noi andiamo a pagare, eliminiamo questa voce. Questa campagna è presente in tutta Italia, è partita da Arezzo. E con dei risultati che noi siamo partiti verso il 10 di dicembre, poi quindi
Attualmente abbiamo più di 1.000 famiglie che hanno già aderito a questa campagna, nonostante l'interruzione delle feste natalizie, e perché sotto Natale non è che la gente pensa alla bolletta dell'acqua, chiaramente. Quindi è molto al di sopra delle nostre più rosee previsioni, già l'adesione che abbiamo. Vi posso comunicare che un mese fa appunto abbiamo iniziato a volantinare nelle piazze, nei mercati, parlando di questa campagna di obbedienza civile, e ora, dopo un mese, che siamo presenti anche stamattina stessa, ho sentito i miei colleghi che sono al gazebo del mercato principale di Arezzo, e mi dicevano che non sono più a volantinare, cioè la gente va direttamente nel gazebo ad informarsi, e quindi ci vuole anche molte persone, cioè sta prendendo in maniera incredibile questa Ecco, e Lucio, spiegaci un attimo perché tecnicamente qu quant'è il risparmio? Sono 10 euro? Non è così tanto, ma perché allora è importante aderire a questa campagna, al di là dei 10 euro, 10 centesimi e quello che può essere? Ma non a caso lo slogan principale del forum è perché si scrive acqua ma si legge democrazia. Qui si parla di rispetto della democrazia, perché se non viene rispettato il volere di 27 milioni di italiani, e quindi dell'esito referendario, allora non abbiamo noi cittadini che siamo presenti in piazza, nelle strade, non abbiamo più nessuna arma per difendere i nostri diritti. E per cui, appunto, la campagna di obbedienza civile nel dettaglio si tratta di applicare la legge, perché è bene chiarire che c'è stato il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio, numero 116-2011, pubblicato il 20 luglio, il quale dice che l'esito referendario, in pratica, cioè la remunerazione del capitale investito, è da togliere il giorno successivo della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi dal 21 luglio 2011 questa voce non è più dovuta, e in Italia nessun gestore, nessun ATO di competenza si è adeguato alla normativa vigente. Inoltre c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale in fase di ammissione della campagna di obbedienza civile, che ha valutato, appunto perché i referendum sono abrogativi in Italia, ha valutato se si creava un vuoto legislativo o se era appunto ammissibile il quesito referendario, e a gennaio 2011 ha specificato che la normativa residua, quindi questo significa nel caso in cui veniva abrogata la voce, cosa che è successa, è immediatamente applicabile e non presenta elementi di contraddittorietà. E se qualcuno da casa che ci sta ascoltando volesse farlo da solo, deve contattare voi, è facile, è una cosa velocissima, come si può fare? La campagna, appunto, il rispetto dell'esito referendario è nazionale, quindi la segreteria operativa del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, nel sito www.acquabenecomune.org, sta predisponendo una pagina internet dove qualsiasi cittadino d'Italia può entrare e mettere i suoi dati, quindi il codice utenza, il gestore di riferimento, e le viene fuori il modulo di adesione alla campagna di obbedienza civile, con anche la percentuale relativa, perché la percentuale, come si diceva prima, è il 7% annuo. Però a Certo. seconda di quanto ha investito il gestore, cambia da gestione a gestione, chiaramente. E quindi in media in Italia questa percentuale si aggira dalle 15-20% di riduzione della bolletta, applicando appunto, togliendo questa voce di remunerazione. Come dicevate prima, dunque, non è una. No, è una cifra consistente, perché 15% per una gestione è una cifra consistente. E ci tengo a precisare che la Corte Costituzionale ha specificato nel quesito che dicevo prima, nella sentenza numero 26 del 2011, ha specificato che dunque non vengono intaccati gli investimenti, perché la voce degli investimenti è un'altra voce, appunto. Questa riguarda solamente il profitto per il Quindi non si gestore. crea nessun danno alle aziende, potremmo dire. No, Non. no, no.
perché appunto l'esito referendario, io ho qui la sentenza della Corte Costituzionale, dice in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio che inquina paga. Quindi viene mantenuto, cioè la gestione, sia i costi di esercizio che gli investimenti. Ma quindi, Lucio, con questa campagna potremmo dire che siamo arrivati allo scontro finale tra il mercato e i cittadini, perché, Allora, no, questa veramente campagna. sentendo tutto quello che si dice adesso sulla crisi, sul problema della finanziarizzazione, di queste cose che ci sfuggono, sembra che invece con questa campagna, con la campagna sull'acqua, si sia arrivati a un punto critico in cui veramente c'è da rispettare o la legge o il mercato. È un po' così? Sì, questa campagna mette in crisi proprio e va a mettere in discussione, in crisi, il sistema in cui viviamo, perché l'acqua è la base del sistema in cui viviamo. Se l'acqua viene considerata merce, io non sono più un cittadino, ma vengo considerato prima di tutto un utente. E noi appunto parliamo di democrazia perché vogliamo prima di tutto essere considerati dei cittadini, poi dopo anche degli utenti, chiaramente, quindi è giusto pagare l'acqua, ma non che qualcuno ci faccia del profitto. E come dicevi tu, non a caso c'è stato proprio l'altro giorno una mobilitazione del Forum Italiano a Roma e nella finanziaria, cioè nella legge di Monti che voleva passare, è stato modificato proprio l'articolo 20 che inizialmente impediva la gestione di società di diritto pubblico, per cui impediva il processo di ripubblicizzazione che è già iniziato a Napoli, per esempio, e impediva il rispetto dei cittadini. Ma sembra che abbiano fatto marcia indietro. Ora, questa notizia di ieri sera, quindi ora dobbiamo appurare, perché un discorso sono i discorsi, un altro i fatti. Benissimo, allora per chiudere ti chiediamo di partecipare a una piccola campagna che facciamo anche noi, che si chiama Fallo per me, e l'abbiamo cominciata a Napoli perché noi ci siamo radunati a settembre a Napoli e semplicemente noi vogliamo promuovere un po' di questa responsabilità civile. Noi pensiamo che se chiedi al tuo vicino di fare una cosa per te, e poi diventa una catena e ognuno la fa uno dopo l'altro. Quindi se anche tu vuoi unirti a questi slogan che ognuno lancia, cosa ci dici? Fallo per me, che cosa? Fatti rispettare nei tuoi diritti e fallo per te stesso più che per Perfetto, grazie mille. Va bene, grazie Ciao. mille Lucio. Ricordiamo, Martina, vuoi ricordare l'indirizzo a cui Sì. scrivere per commenti? Sì, è importante se ci scrivete, è redazione@caffenews.it, perché abbiamo bisogno dei vostri, insomma, se avete suggerimenti, critiche, oppure voglia di parlare, insomma, è molto importante anche che ci sia questo scambio. E quindi grazie Lucio, in bocca al lupo per la campagna. E invitiamo Grazie ovviamente mille. tutti i nostri ascoltatori ad attivarsi e a partecipare, e magari ci risentiremo tra un po' per sapere come è andata a finire. Bene, grazie a tutti. Grazie Ciao. Buona mille. giornata.